30 giorni di tempo per convincere anche molti indecisi, sono ancora tanti, come pensate di fare? Ragionando con la testa ma anche col cuore, perché adesso tutti prometteranno tutto, però penso che la gente abbia capito di chi si può fidare e di chi non si può fidare, chi non tradisce, chi tradisce, chi è pronto agli inciuci e chi invece odia quelli che cambiano idea ogni quarto d'ora, e poi le proposte della Lega serie sull'immigrazione, sulle tasse, sulla legge Fornero, sulla scuola, sugli studi di settore, non promesse mirabolanti ma giustizia. Giustizia economica e giustizia sociale. Oggi Renzi presenta il suo programma e ha detto che vuole estendere gli 80 euro alle partite IVA e anche a tutte le famiglie che hanno figli. Voi come pensate invece di aiutare le partite IVA, che sono tante? Ma innanzitutto togliendo tutta la burocrazia enorme e inesistente, che è una tassa occulta che li sta ammazzando, e poi riducendo il carico fiscale dall'attuale 60-70% al 15%. Renzi ha fregato gli italiani una volta con gli 80 euro, ma ha fallito, ha governato mille giorni, l'Italia è messa come messa, quindi può inventarsi quello che vuole, ma gli italiani non gli credono più. Si insiste sul fatto che la flat tax abbia difficoltà ad essere coperta, lei come risponde? Gli ultimi 16 anni di tagli dimostrano che è cresciuto il debito e è cresciuta la povertà, bisogna fare l'esatto contrario, ridurre le tasse, non alzarle, ridurre la burocrazia, è il solo modo per combattere l'evasione, per rimettere dei soldi nelle tasche delle persone. Il 24 ci sarà una manifestazione della Lega qui a Milano, sono invitati anche altri partiti della coalizione? Sono invitati 60 milioni di italiani, in particolare un milione di milanesi, però è la giornata della Lega, è il pomeriggio della Lega, delle donne e degli uomini della Lega, per spiegare la nostra idea di Milano, la nostra idea di Italia per i nostri figli nei prossimi 20 anni, quindi non parleranno altri esponenti se non quelli della Lega. Per le regionali lombarde è fiducioso perché secondo il PD Gori è in rimonta. Vabbè, è giusto che Renzi, Gori, il PD dicano quello che devono dire, tutti i dati al di là dei sondaggi dicono che si vince, si stravince, però stiamo lavorando già su quello che faremo nei prossimi 5 anni, quindi al di là della polemica politica che mi interessa con Attilio Fontana, che ha fatto il sindaco per 15 anni e non per qualche mese come Gori, quindi sa come si amministra la macchina pubblica, stiamo già ragionando sui temi della sanità, dei trasporti, della scuola, per quello che faremo nei prossimi 5 anni. Ultima domanda, lei ci crede veramente che la coalizione di centrodestra possa avere i voti a sufficienza per governare e conferma nessun governo di coalizione poi? Assolutamente no, credo che il centrodestra possa vincere, credo che nel centrodestra la Lega possa essere la forza trainante e non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti. Anche oggi al mercato ha detto Salvini, ci credo, mi fido, ma passiamo dalle parole ai fatti, dal 5 marzo si comincia a fare, non più a parlare ma a fare.